Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura una grave notizia di cronaca, perché è morta una donna di 77 anni che è stata investita nel primo pomeriggio di oggi a Partina, nel comune di Bibbiena. La signora, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada per andare a gettare i rifiuti negli appositi bidoni dell'immondizia quando è stata travolta da un'autovettura. Erano circa le 14:40 di oggi quando i mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti nella cittadina casentinese. L'impatto con un'utilitaria guidata da una donna, anche lei residente a Partina, è stato violentissimo. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, purtroppo la donna ha perso la vita. E adesso occupiamoci di cronaca giudiziaria, parliamo del caso di Guerrina Piscaglia. Il giudice del Tribunale di Arezzo, Fabrizio Pieschi, ha disposto una perizia per stabilire il danno patito dai familiari della donna scomparsa H. Raffaello. È in corso una causa civile per il risarcimento. Vediamo il servizio. Sarà una perizia medico-legale a stabilire il danno psicologico e morale patito dai familiari di Guerrina Piscaglia. A disporla è stato il giudice del Tribunale di Arezzo, Fabrizio Pieschi, di fronte al quale si celebra il processo civile per il risarcimento. Il giudice evidentemente vuole approfondire questo aspetto e quindi vuole quantificare il danno. Noi poi dopo ci auspichiamo ovviamente che a questo danno partecipi anche la diocesi. I familiari della donna hanno citato in giudizio la diocesi di Arezzo, Cortone, Sansepolcro e l'ordine dei premostratensi, rei di non aver vigilato in modo appropriato la condotta di Gratien Arabi, ormai ex frate. La diocesi aveva un obbligo di sorveglianza e anche di controllo, di conseguenza ne è responsabile. Due le azioni civili di fatto speculari, una promossa dalle sorelle e nipoti ed un'altra dal marito e dal figlio. 2 milioni di euro di risarcimento chiesti in totale. Lorenzo, il figlio, era molto attaccato alla mamma, anzi diciamo che rappresentava il baricentro della vita quotidiana, cioè il figlio Lorenzo dipendeva dalla mamma. Ora è evidente che se la mamma non c'è più, questo baricentro non c'è più e quindi il danno è stato arrecato e quindi c'è una quantificazione. Il corpo di Guerrina Piscaglia non è mai stato ritrovato, scomparve da H. Raffaello il 1 maggio del 2014. Per il suo omicidio e la distruzione del suo cadavere sta scontando 25 anni di reclusione Gratien Arabi, all'epoca dei fatti vice parroco del paese. È rinchiuso nel carcere di Rebibbia, dal quale continua a professarsi innocente. È evidente che lui sa com'è andata e dove è il corpo di Guerrina Piscaglia, quindi la nostra richiesta è quella di dirci dove si trova il corpo. Sciopero per l'intera giornata e manifestazione davanti alla sede aretina della Comnet. Hanno detto stamani un chiaro no alla cessione di un ramo d'impresa, quello della telefonia. L'azienda ha già avviato le procedure formali per il suo passaggio alla Telco Soluzioni Digitali. Quello della telefonia è un settore nel quale a livello nazionale in Comnet lavorano 625 addetti e per i quali dal 1 gennaio del 2024 si annuncia un diverso contratto di lavoro con forti ripercussioni dal punto di vista economico, normativo e salariale. La FIOM CGL e la RSU hanno anche lamentato al momento della decisione di proclamare lo sciopero di oggi la mancata informazione da parte della Comnet, nonostante i ripetuti incontri che si sono stati nei mesi scorsi. Solo il 28 novembre l'azienda ha confermato l'affitto del ramo di azienda, malgrado le forti contrarietà e preoccupazioni della RSU e della FIOM CGL. Stamani un dirigente dell'azienda si è presentato ai cancelli dello stabilimento invitando i lavoratori ad entrare in fabbrica. L'invito però non è stato accolto e lo sciopero e il presidio sono continuati. E adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo ovviamente della giornata di San Valentino, perché si rinnova proprio in questa giornata l'appuntamento con i festeggiamenti al centro di aggregazione sociale Fiorentina d'Arezzo per le coppie aretine che quest'anno tagliano il traguardo dei 50 anni di matrimonio. Il servizio. Rivivere il proprio giorno più bello, dire ancora una volta quel sì che è stato addirittura per 50 anni, questo appunto vivono le nostre coppie aretine. Allora, si ricorda come ha chiesto la mano di questa bella signora? Durante un ballo a Montemarchi.
al bersagliere, cosa che non esiste più da tanto tempo. Sono andati come amici e si uscì con un pochino di più di amici. Quando si è dichiarato in un cinema, venne vicino a me, a quei tempi lì si andava al cinema il giorno. E mi disse che si era innamorato di me, perché noi non ci si parlava. 3, 2, 1, via! E io dico sempre a loro che spero di rivederli tra 10 anni, quando rifaranno i 60, quindi è un augurio personale di poter vivere ancora con grande salute e con grande tranquillità, e quello collettivo di lasciarci l'esempio che da oggi viene, che è quello della pazienza e del saper stare insieme per costruire. Quindi i cocci a volte non si buttano, si mettono insieme e si guarda avanti. Questa è la città di San Donato, quindi su come si rimettono insieme i pezzi abbiamo qualcosa da dire. È un sì come allora, meglio di allora? Forse è bello anche oggi, era bello anche la prima volta sicuramente, ma oggi sono tanti anni e quindi forse è meglio. No, come allora, sì. Innamorato come 50 anni fa? Sicuramente sì. Un traguardo che insomma ai giorni nostri sembra quasi impossibile, 50 anni d'amore e di tanta pazienza, dicono queste coppie. Sono storie belle. Vuol dire anche che hanno vissuto talvolta la fatica di affrontare difficoltà, impegni, avventure inaspettate, però dimostra questa storia di 50 anni come quando c'è l'amore si può camminare insieme, si possono affrontare anche fatiche della vita, e quindi è bello essere qui per portare a loro l'augurio più bello che si meritano. Anche quest'anno sono dunque quasi 100 le coppie presenti qui al centro di aggregazione Fiorentina, che è stato il primo a fare questa manifestazione, poi tanti sono venuti dietro, questo è il 21esimo anno. Sì, veramente siamo molto contenti, molto soddisfatti. Vedere tutta questa gente qui veramente dà un'adrenalina non indifferente, siamo veramente felici. Dai. Poi quest'anno abbiamo avuto anche una bella cosa, la nostra collaboratrice ha fatto tutte le bomboniere a mano. Sì, tutta uncinetto, sì. È un sacchettino, sì. Vabbè. Ovviamente con l'oro, perché nozze d'oro. certo, in tema questo, eh. No, è una cosa che si fa volentieri per il nostro centro, è piacevole fare tutto questo, vedere tutta questa bella gente qua. E adesso occupiamoci di un importante stanziamento arrivato appunto in provincia di Arezzo nel pacchetto di investimenti del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Ci sono anche 21 milioni di euro per il nuovo ponte a Buriano, che consentirà di migliorare la viabilità dell'area e di tutelare lo storico ponte raffigurato da Leonardo da Vinci. L'opera è stata presentata stamani dal presidente Eugenio Giani insieme all'assessore alla mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli, al presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri, ai consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis e Gabriele Veneri, presenti anche i consiglieri e i tecnici della provincia che sarà stazione appaltante. Il servizio. 21 milioni di euro per il nuovo ponte Buriano in provincia di Arezzo, che consentirà di migliorare la viabilità dell'area e di tutelare lo storico ponte raffigurato nella Gioconda di Leonardo da Vinci. L'opera è stata presentata dal presidente Eugenio Giani assieme all'assessore alla mobilità e infrastrutture della regione toscana e al presidente della provincia di Arezzo. I finanziamenti rientrano nel pacchetto di investimenti del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Il metodo che abbiamo usato per la distribuzione delle risorse, che sono risorse puramente regionali, quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione, che avevano come caratteristica nella modalità con cui quest'anno sono state distribuite e impostate per i prossimi 5 anni, quello di un accordo di programma con lo Stato, di visionare un'opera, e lo abbiamo fatto per le varie province, ma in questo caso Arezzo ha dimostrato, diciamo, una marcia in più, perché nel visionare un'opera che avesse un carattere di interesse regionale tale da poter coinvolgere sia diciamo, l'opinione, l'indirizzo dei membri di maggioranza come di opposizione, centrodestra
come centro-sinistra. I tempi di realizzazione previsti sono di 28 mesi dalla data di inizio lavori. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi per la pronuncia sul progetto definitivo dell'opera. Si tratterà di restaurare e valorizzare il ponte storico di Buriano. E quindi un progetto complessivo, non solo una nuova infrastruttura che migliorerà la viabilità, ma il recupero di uno straordinario bene culturale. Sì, credo che sia una grande notizia non solo per il territorio provinciale, dunque la provincia di Arezzo, ma per tutta la regione toscana, anzi vorrei dire di più perché lì accanto a quel ponte che faremo, il ponte nuovo definitivo, c'è Ponte Buriano, quello disegnato da Leonardo da Vinci. Dunque credo che ci sia un'immagine forte, diciamo, dell'Arno, il fiume naturalmente che caratterizza più di tutti la nostra regione toscana, e questo ponte che verrà costruito nei prossimi anni, dove la progettazione, ricordo, è stata fatta da una società spagnola, prevede proprio che il ponte sia molto lontano da quello di Ponte Buriano e che anche da un punto di vista paesaggistico si possa mimetizzare con il contesto. Ricordo che è un'area da un punto di vista dell'habitat molto importante. E adesso parliamo di una storia che arriva dall'ospedale di Arezzo. Bruno ha spento le sue 45 candeline lo scorso 8 febbraio, un compleanno particolare il suo che segna l'inizio della sua vita da emodializzato. Dei suoi 57 anni Bruno infatti ne ha trascorsi la maggior parte, ben 45 appunto, nel reparto oggi diretto dal dottor Paolo Conti. Una vita scandita da 3 sedute alla settimana che gli hanno regalato la vita, come lui stesso racconta. Se oggi sono qui ho potuto vivere 45 primavere, viaggiare e non farmi mancare nulla, lo devo alla dialisi, racconta appunto il signor Bruno, commosso per il regalo inatteso che il direttore della nefrologia e dialisi Conti e la coordinatrice infermieristica Sacchetti gli hanno consegnato. Si tratta di una targa che tutti gli operatori sanitari del reparto gli hanno voluto regalare a ricordo dell'importante traguardo. Quello del signor Bruno è l'unico caso in Italia di paziente con un trascorso da emodializzato di ben 45 anni. E oggi il consorzio di bonifica festeggia 10 anni di vita e lo fa raccontando la sua attività ai bambini delle scuole elementari. Vediamo il servizio. Se il fiume pulirai, la vita migliorerai. Il fiume è come un cuore che cosparge vita e amore. Sono queste le voci degli alunni della quarta e della quinta elementare della scuola di San Pietro in Frassino nel comune di Ortignano Raggiolo, una delle tante interessate da Amico CB2, il progetto di educazione ambientale promosso dal consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. L'ente infatti ha deciso di festeggiare i suoi primi 10 anni tornando in classe. Per raccontare ai ragazzi l'importanza del nostro ente, delle attività che noi facciamo per la manutenzione e per la tenuta e la messa in sicurezza dei nostri corsi d'acqua e anche per l'irrigazione, quindi stivare l'acqua e renderla al mondo agricolo in questo particolare momento storico in cui i cambiamenti climatici anche da noi si fanno sentire. Se il fiume amerai, più grande tu sarai. Il fiume è rilassante perché l'acqua è cantante. Il consorzio ha poi chiesto ai ragazzi di trasformarsi in cronisti, fotografi e videomaker per comunicare la loro esperienza. Come sempre le novità, insomma, vengono da loro prese come scoperta, come motivo anche di fare cose nuove, e quindi ecco, l'interesse è tanto, l'aspettativa è tanta. Poi l'idea di vestirsi, diciamo, da cronisti, da giornalisti è interessante perché insomma vivono in un mondo che conoscono benissimo, quello della televisione, quindi ecco, il giornalista è comunque un ruolo affascinante e sono molto interessati e molto anche volenterosi di voler ricercare materiale, di fare foto, di andare alla scoperta anche di quello che poi è il mondo che ci circonda. E adesso spostiamoci a Cortona, un progetto per stimolare la conoscenza delle bellezze del territorio cortonese. Si chiama Cortona Narrando, Turista Chilometro Zero.
L'iniziativa è stata appena presentata. Si parte sabato 24 febbraio con la visita al Teatro Signorelli alla scoperta dell'antica chiesa di Sant'Andrea. Il 2 marzo la visita guidata alla chiesa di Sant'Angelo a Metelliano, il sabato successivo a Santa Maria Nuova e per poi proseguire a Villa Sandrelli il 16 marzo, mentre sabato 23 marzo con la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. E si concluderà il 30 di marzo con il tutor dei simulacri delle chiese cortonesi. Le visite guidate vedranno anche la presenza di ciceroni a sorpresa. Le visite sono curate da guide professionisti e si svolgono sabato pomeriggio alle 15 con prenotazione obbligatoria. E sarà invece inaugurata domani la mostra di Amintore Fanfani ospitata al Museo Civico di Sansepolcro. Vediamo. Sono opere di vari periodi che attraversano anche tecniche diverse. Ci sono perfino 16 o 18 bozzetti di personalità riprese, non si può dire dipinte, da Fanfani durante il periodo della Costituente. Dipinti e disegni realizzati nel corso della vita. Amintore Fanfani, pittore, è il titolo della mostra dedicata al grande statista nel 25esimo anniversario della sua morte. Abbiamo immaginato che poteva essere una cosa interessante aprire il ciclo degli eventi che dedichiamo a Fanfani nel 25esimo della morte, partendo proprio da una dimensione un po' particolare della sua personalità, e cioè quella di pittore. L'abbiamo fatta a Sansepolcro per due ragioni di fondo. Prima di tutto perché la Val Tiberina è la terra di nascita e quindi sembrava giusto iniziare da lì. Secondo perché abbiamo individuato una location prestigiosa, qual è appunto il Museo Civico di Sansepolcro, che era libero in questo periodo. E terzo anche perché una delle primissime mostre che Fanfani pittore ha fatto nella sua vita l'ha fatta a Sansepolcro. Le opere provengono in gran parte da collezioni private, altre dalla famiglia, soprattutto dal nipote Giuseppe Fanfani, avvocato, ex sindaco di Arezzo, da sempre appassionato di arte, oltre che pittore. Sì, a lui aveva cominciato a dipingere fin da bambino, perché la sua nonna era una pittrice polacca, boema, e quindi figlia di un pittore, e quindi evidentemente nel DNA c'era questa cosa. L'esposizione sarà inaugurata il 15 febbraio e resterà aperta sino al 17 marzo. Vannino Chiti è l'autore del libro Dare un'anima della sinistra, idee per un cambiamento profondo. Il volume verrà presentato dalle ore 16 di domani nell'auditorium Buozzi della CGL in via Montecervino. Interverranno oltre l'autore Alessio Gramolati, segretario regionale dello SPCGL, Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD in Consiglio regionale, Alessandro Tracchi, segretario provinciale della CGL, modererà Sara Nocciolini. Ed è stata presentata la 19esima edizione del Festival Musicale Internazionale 2024 della Casa Museo Ivan Bruschi. Vediamo. È arrivato alla sua 19esima edizione il Festival Musicale Internazionale all'interno di Casa Bruschi 6, i giovani talenti che saranno ospitati in questa nuova stagione. Si inizia il 23 febbraio e si chiude il 10 di maggio, 6 i giovani talenti che saranno ospitati all'interno della Casa Museo. Vorrei sottolineare la giovane età di questi ragazzi, perché c'è il primo, Arseni Moon, ha 24 anni, e Ettore Pagano addirittura 21 e Menegardi 22, quindi cioè, si tratta veramente di giovanissimi, però dobbiamo anche capire insomma, la preparazione incredibile che hanno dovuto affrontare questi ragazzi per vincere i concorsi internazionali. Cioè, qui si tratta di un livello veramente altissimo, dove tra l'altro, portando qui a noi ad Arezzo anche un po' la loro esperienza internazionale, cioè è come se portassero un po' un viaggio che hanno fatto in tutti questi anni di studio, e con la loro esperienza lo portano qua in questa sala museo, dove effettivamente anche l'acustica è magnifica, molto vicino il pubblico, quindi si può parlare con l'artista, e penso sia un'occasione unica ad Arezzo. Tra l'altro sono artisti spesso e volentieri in esclusiva nazionale da noi. È una valorizzazione di questi ragazzi incredibile, che ci consente di evolvere anche l'offerta del nostro museo
museo che naturalmente è un'offerta molto poliedrica che va dalla formazione alla stagione concertistica, mostre che dal 1° marzo saranno inaugurate come quella che staremo per fare grazie a naturalmente il supporto di Intesa San Paolo con nuove opere che arricchiranno ancora una volta il nostro museo. E adesso passiamo alla pagina sportiva e parliamo di una squadra di calcio a 5 dei parroci aretini. Verrà presentata tra pochi giorni dalla diocesi aretina e si tratta di un progetto nato grazie all'idea del Centro Sportivo Italiano e del suo presidente aretino Lorenzo Bernardini. La panchina di questa singolare squadra di calcio sarà affidata a Mario Palazzi, ex calciatore dell'Arezzo. Da allenatore è stato a fianco di Serse Cosmi e con lui ha vissuto l'esperienza della Champions League con l'Udinese. Siamo in questo momento in collegamento telefonico con Lorenzo Bernardini, presidente del CSI Arezzo, al quale chiediamo proprio come è nata questa idea. Allora, l'iniziativa nasce dal 2021 quando all'interno del comitato volevamo far sì che la Chiesa come istituzione legata al Centro Sportivo Italiano veramente scendesse in campo con i ragazzi e quindi si è pensato di creare, di lanciare l'iniziativa prima con il Vescovo e poi con il nostro assistente ecclesiastico, quella di creare una squadra di riferimento dei parroci della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro che potessero scendere in campo anche soprattutto sì per far vedere che la Chiesa è un'istituzione che va incontro ai ragazzi anche per fare sport e lo sport è uno strumento per trasmettere la fede, ma anche per cercare di fare anche attività benefiche, anche perché la rappresentativa nasce per cercare di trovare momenti e occasioni dove il gioco diventi anche momento di solidarietà e quindi possa abbinarsi anche con delle finalità benefiche. L'obiettivo è quello di far giocare questi parroci, almeno ci si augura 4-5 volte all'anno, anche perché inizieranno un allenamento, perché Mario Palazzi su questo ci tiene tanto, ex allenatore con Serse Cosmi in Serie A, in Centro Sliga anche con l'Udinese, e su questo abbiamo poi iniziato a mese di aprile una serie di incontri e di allenamenti, perché vogliamo che questa rappresentativa possa veramente sfruttare sì il calcio come strumento di testimonianza della fede, ma anche altri sport. Quindi l'anticipazione è che ci saranno anche altre discipline come il tennis tavolo e gli sport di corsa, dove alcuni parroci si tessereranno con il CSI Arezzo, che poi siamo una BSSD, quindi una società sportiva anche a tutti gli effetti, e potranno partecipare a delle iniziative sportive extra calcio. Quindi l'idea è quella di creare una polisportiva di questi parroci che in base al loro sport poi più preferito possano durante l'anno partecipare a gare, ad eventi, a manifestazioni. Ecco Lorenzo, sappiamo che la rappresentativa si chiamerà Clericus Rezium, la maglia come sarà? La maglietta rappresenta, rimanendo a tema, i colori del Vaticano, quindi il bianco e il giallo, e abbiamo la filigrafia della skyline della città di Arezzo, quindi abbiamo tutte le chiese della città di Arezzo che vengono rappresentate nella parte centrale della maglia, insieme ad un logo che è il cappello sopra il collarino del parroco, e quindi abbiamo fatto questo binomio del calcio con il collare del parroco. I due loghi che saranno presenti, e ovviamente la maglietta non ha sponsorizzazione né nulla, ci sarà il logo della diocesi e il logo del Comitato di Arezzo, che è l'unica realtà che poi alla fine anche paga tutte le magliette, paga tutto. Diciamo che... Le prime partite o amichevoli quando saranno? E se possiamo sapere con chi? So che sicuramente c'è la rappresentativa dei consiglieri comunali, che abbiamo già fissato delle date per delle partite, così come un gruppo di ragazzi, il gruppo della carta, insomma cerchiamo di portare su anche partite di integrazione, perché la finalità è anche questa, fare anche integrazione con altre culture e quindi con altre religioni per far sì che lo sport sia un unico strumento anche di dialogo, uno degli strumenti di dialogo e di condivisione. L'idea sarebbe quella di poter fare delle gare in Vaticano, perché in Vaticano c'è il campionato del Vaticano, e quindi ecco, l'idea è quella di far sì che questa rappresentativa del territorio veramente con lo sport fosse un messaggio. E gli sport sono diversi, come dicevo, c'è il tennis tavolo, c'è chi vuole fare la corsa, qualcuno che sta facendo altre gare, e quindi è l'idea di fare una polisportiva a tutti gli effetti.
Grazie mille a Lorenzo Bernardini, presidente del CSI Arezzo, per averci raccontato appunto questa singolare esperienza. E ricordiamo che il 1° marzo saranno svelati anche i nomi dei parroci che comporranno la squadra. E adesso parliamo della Serie C e della partita di ieri contro il Cesena, finita 1-0 con un autogol di Chiosa che ha condannato l'Arezzo. E ascoltiamo le parole dell'allenatore mister Indiani dopo la sconfitta con il Cesena. Sarebbe stato presuntuoso, no? Venire qua a impostare la partita come a Pontedera in confronto di questa squadra che sta ammazzando il campionato. Io credo era giusto far così, abbiamo fatto sì, la squadra ha risposto a quello che avevamo preparato. Ecco, ci è mancato quel guizzo negli ultimi 20 minuti, siamo ritornati allo stesso sistema e ecco, da parte degli attaccanti, se no ecco l'ultima lì di Gaddini che se la tiene un po' più bassa, insomma, prende la traversa, un guizzo, ci manca il guizzo lì. È chiaro che dalla prossima si ritornerà, credo sicuramente, con un'impostazione a Pontedera, ecco, andando a cercare da subito la vittoria. Qui sarebbe, credo sarebbe stato presuntuoso farlo. Peccato. Cioè, era andato tutto come volevamo, me l'avevamo preparata. Peccato. Neanche il modo, no? Questo autogol ci perseguita, continuiamo a farci gol da soli. Peccato, perché la squadra ha fatto una buonissima gara. Cioè, ecco, alla vigilia mi avessero detto che venivamo qua e il tuo portiere praticamente non era costretto nemmeno a fare un intervento in tutta la partita, almeno un punto, ecco. Si poteva portare a casa, però è un periodo così. Queste due trasferte, ecco, ci mette anche Pontedera. Pontedera oggi due prestazioni belle, direi, un punto solo, è il minimo. Oggi, ecco, un'altra nota negativa, abbiamo perso un altro attaccante, infatti una lussazione alla spalla, la sostituzione non è stata tecnica. Abbiamo perso anche un altro attaccante, praticamente abbiamo abbondanza negli altri ruoli e si è visto, cioè anche oggi, no? Cambiando praticamente tutta la squadra rispetto a Pontedera, hanno risposto tutti alla grande e lì davanti è chiaro ci manca qualcosa, speriamo che Pattarelle ci riarrivino. Noi dobbiamo fare almeno 4 vittorie, ecco, per finire il campionato in una buonissima posizione. Io credo che la squadra sia in grado di farne di più, perché se continuiamo sia a fornire queste prestazioni deve venire la vittoria, sicuramente arriverà. Come dicevo prima, è stata una bella partita da due squadre importanti, perché giocando con la prima in classe non è mai facile, anche purtroppo in campo di loro, con una tifosa così, cioè, per un giocatore scendere in campo non è facile. Però abbiamo dato tutto. Purtroppo in avanti, come dicevi te, oggi abbiamo concretizzato poco, però le occasioni le abbiamo avute. Bastava poco entrare la palla, però cercheremo di fare meglio la prossima volta, perché oggi non è andato come volevamo, però spero e credo che i miei compagni, questa squadra, può dare tutto. Cioè, ci sono partite che alcuni dicono vieni da sé, non si prepara da sé, però credo questa partita il mister l'ha preparato benissimo, sapendo che Cesena gioca in questa maniera, che fa una squadra che fa 3-5-2 in maniera strepitosa. Quindi noi a tre, è vero che quest'anno abbiamo fatto, secondo me, la prima partita che abbiamo giocato a tre in difesa, però spesso Lazzarini si apriva, quindi dipendeva dal momento, come quando ce l'abbiamo la palla. Quindi secondo me, non so se si continua con questo modulo, però qualunque modulo che ci mettiamo in campo, è importante dare l'anima per questa squadra. E con questo davvero tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci.